Romeo, no. Che state organizzando? Vendetta, no, tremenda, no, vendetta. Nessuna vendetta. È chiaro che il presidente del Copasir spetta all'opposizione. Tra l'altro Volpi è stato votato anche dal Partito Democratico, da Italia Viva, come ovviamente sono i partiti che oggi rappresentano la maggioranza, che però sono stati fedeli a questo impegno di lasciare all'opposizione, come giusto che sia, la presidenza del comitato di vigilanza. Fatica di essere all'opposizione, no, no, non ci può credere ancora. No, 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 ma non sappiamo. Si sta ancora riprendendo. No, ammetto che entrare in modalità opposizione non è stato semplicissimo, però ci vuole il suo tempo e ci stiamo attrezzando e quindi pian pianino stiamo andando nella direzione giusta. No, qui il tema non è tanto la questione della vendetta, il tema è che il Presidente del Consiglio è in difficoltà, lo si vede dalle dichiarazioni che sta facendo, indubbiamente questa storia, questa situazione che sta uscendo, adesso verrà a riferire al Copasir, quindi aspetteremo che venga a riferire, indubbiamente sta creando qualche problemino, insomma, perché giustamente questo fatto che il Ministro della giustizia americana incontri il capo dei servizi segreti è quantomeno anomalo. Di solito la politica incontra la politica, i funzionari incontrano i funzionari, i referenti, chiaramente i capi dei vari servizi si vedono tra di loro, ci sono delle questioni colto, insomma non... Voglio dire una cosa così, perché chi vi sta a casa deve capire sempre tutto. Per chi non avesse colto la sottile ironia del titolo di Alessandro Sallusti, quel Giuseppe e non Giuseppe era riferito a quel meraviglioso tweet di endorsement per il nostro premier che arrivò nel pieno di una difficilissima crisi politica quest'estate e che effettivamente stupì un po' tutti con le ricostruzioni, un tweet di Trumpi. Di Trumpi, esatto. Devo arrivare tra l'altro al mio amico nonché collega Andrea Purgatori, che se c'è uno che capisce di servizi e di queste cose è certamente lui, però appunto volevo soltanto ricordarvi questo, che quel tweet fece un po', si stupì, dopodiché tutte le ricostruzioni su questo giallo estivo naturalmente hanno fatto dire ad alcuni maliziosi che forse quel tweet arrivò anche perché era un momento in cui il nostro premier era molto disponibile con alcune richieste del governo americano.